Ciao, sono Gabriele e oggi mi sciacquo la bocca di... le mascherine. Come vedete, mascherine di tutti i tipi, bianche, nere, quadrate, FP2, BMW, abbiamo un po' di tutto. Mascherine anche quelle degli stilisti, perché ovviamente in questo periodo c'è bisogno di moda. E anche dalla mascherina si può capire che persona uno è. Queste signore con queste mascherine di Hello Kitty, queste cose lì, spesso la mutanda è abbinata a mascherina. La mascherina, visto che comunque va indossata, signori, indossiamola come si deve, nel senso, deve coprire naso e bocca. Ora questa è anche stretta, e se ve la mettete così è bellina come cosa. Però se siete uno chef, se avete il doppio mento e ve la mettete così, va bene, lo copre, ma si butta fuori il resto. Quindi la mascherina, se si mette, si mette così. Se ti puzza parecchio il fiato perché ha mangiato un pacchero all'aglione, ovviamente lo sentirai solo te, quindi lo schifo sarà tutto tuo, ma agli altri non arriverà niente. Bada. Aia, aia, aia. Se hai i denti tirati in bocca da mandare piccino con la fionda, con la mascherina non si vedono. Se hai la bocca a culo di gallina, si può dire culo di gallina? Se hai la bocca a culo di gallina, con la mascherina non si vede, perché ha un naso importante, e qui ne abbiamo abbastanza di persone con un naso importante che viene nascosto sul davanti, però il profilo dantesco rivelerà la vostra natura, perché come si sa, chi ben nappa ben tappa. Se andate in motorino con la mascherina si sta bene, anche con il casco a jet semiaperto, però la mascherina copre, a posto della sciarpa, quindi non fa freddo. Bisogna mettersene sempre, ma già da quando c'era piccino. Anziano con la macchina, se puoi stai a casa, perché ovviamente crei panico. Non posso guidare un po' io? No, guido io. L'anziano in macchina con gli occhiali e il cappello si presenta così. Mascherina, cappellino. Il problema è l'occhiale. Quando l'anziano indossa l'occhiale, praticamente parte da San Milano anche d'estate, quindi non andrà più a 30 km orari ma a 15. Ora fra ne fa l'effetto molla. Si cambiano, attenzione, una cosa strana è che le mascherine ogni mese, una volta al mese, vanno cambiate, perché tendono a puzzare, perché ovviamente poi ci parli, ci sputi, e quindi se non la lavi sei un sudicio a prescindere, e poi alla fine non servono a un granché. Vabbè, io allora vi saluto, e purtroppo il periodo è questo, vedo sempre più persone con le orecchie a sventola. Secondo me Andreotti è stato il primo paziente Covid da vicino, perché lui c'aveva le orecchie così. Sa come gli starebbe stata la mascherina a Andreotti? Ciao.